Salve a tutti! E allora andiamo a vedere di cosa si tratta questo video, di cosa andiamo a parlare in questo video. E allora, ripeto, andiamo a fare una conoscenza a livello di comportamento fluidodinamico nei condotti sia di aspirazione che anche sullo scarico. Quindi per adesso andiamo a fare soltanto un controllo fluidodinamico in una testata che andiamo ad operare proprio per fare questa conoscenza, anche se andiamo un po' a vedere alle mie spalle qui, andiamo a vedere un nuovo strumento di misura che serve anche per determinare la velocità nei condotti. Quindi vi porto a questa conoscenza e andiamo a vedere che aiuto ci può dare, perché anche se questo video lo andrò a caricare per ben 3 volte, quindi lo vado a suddividere per le Fiat 500, per i motori Abarth e anche per le vetture un po' del Peugeot e altro, perché purtroppo ho visto che qualcuno si dedica soltanto alle proprie caratteristiche del motore che interessa, però siccome è una conoscenza che un po' riguarda tutti, cercherò di fare questa prima presentazione in questo modo, vediamo come va. Proprio perché andiamo a fare la prova proprio sul danno che andiamo a riscontrare sull'aspirazione, cioè un tipo di problema che poi ci farà o guadagnare dei cavalli oppure ci fa perdere un po' tutto quello che andiamo a fare. E in questo tipo di video andiamo a fare questa conoscenza. Quindi quel strumento che andiamo a vedere qui alla mia destra, ora io lo porterò qui davanti. E vi vado un po' a spiegare che cosa si tratta. Intanto vi farò vedere dove andiamo a fare questo tipo di prova a livello fluidodinamico sull'aspirazione. E poi con questo strumento messo qui davanti io farò delle letture attraverso il condotto di aspirazione e andiamo a vedere di che cosa un po' vado a vedere il comportamento del fluido. Quindi quando avrò piazzato la testata vi spiegherò poi, prima di iniziare ad accendere il banco di flussaggio, di che cosa andiamo a fare. Proprio perché andiamo a fare questo tipo di conoscenza di comportamento del fluidodinamico del condotto di aspirazione, che poi lo possiamo trasportare anche su quello dello scarico. E quindi poi, come dire, io non mi ritengo mai un professionista perché è sempre qualcosa che ho portato avanti come qualcosa di un fai da te, voglio dire, una conoscenza mia, però mi piace sempre portare delle conoscenze, condividere qualcosa che andiamo poi ad avere dei guadagni sull'aspirazione, come ora vi farò vedere attraverso quella testata che mi è arrivata, una testata di Roma, e questa testata non va per niente bene, quindi andiamo a riscontrare qual è il problema. Quindi prima andiamo sulla testata, poi dopo tutta la testata che andiamo a montare la andiamo a vedere qui. Ok? E allora ecco qui una testata intanto del 112, aperta in questo modo proprio perché volevo fare delle prove di flussaggio e fare un'altra modifica proprio per eliminare quel problema di riempimento che sia più ottimale nel quarto e nel primo cilindro e nel quarto, diciamo nel terzo e nel secondo un po' di meno, però questo è un po' quello che poi più avanti andiamo a fare anche su altri video. E, ripeto, potevo dedicarmi a un motore di 500 oppure di 112, però per adesso mi è successo di avere per le mani questa testata che ripeto, mi è arrivato con un problema che andiamo un po' a scoprire, cioè la testata è da buttare e quindi colgo l'occasione per andare un po' a spiegare quello strumento che mi sono autocostruito, che era un po' di tempo che dovevo prepararlo onestamente, perché se andiamo un po' a valutare com'è il funzionamento, andiamo a capire che di volta in volta possiamo avere la possibilità di e valutare le varie modifiche che andiamo a fare a livello di lavorazione del condotto della testata, se sono portano dei vantaggi oppure no. Quindi intanto lo andiamo a vedere
dalla portata in termini di CFM che andiamo a fare sulla lavorazione, però attraverso quello strumento possiamo valutare se abbiamo lavorato oltre il dovuto come diametro di condotto, come è successo in questa testata, e quindi lo possiamo vedere di volta in volta andando un po' a fare dei controlli. Perché in base a come è lavorata all'interno la testata, al di là che io ho finito già la testata del 106 16 valvole, però lo andiamo a fare nell'altro video, andiamo a dare i confronti originali e quelle finite, però colgo l'occasione che al di là di queste che mi è arrivata con delle sezioni più abbondanti, quindi volendo cercare di ottimizzare più riempimento a livello di portata, a livello di qui a banco di flussaggio, ho già visto che avevano dei problemi invece perché le sezioni sono andate come lavorazione oltre il dovuto. Quindi se andiamo a vedere un po' dall'interno, vediamo di andare a vedere a livello di lavorazione. Vedete, a parte che i condotti sono finiti sull'aspirazione lucidate, quindi questo non è qualcosa che si deve andare a fare. Però già abbiamo dei diversi comportamenti a livello di sezione tra un cilindro e l'altro. Quindi abbiamo delle inclinazioni qui diverse, quindi va a portare un po' di squilibrio a livello di riempimento. E come ripeto, anche se abbiamo avuto delle sezioni più ampie, poi a livello di riempimento a banco di flussaggio va a perdere. E quindi vi voglio fare vedere attraverso quello strumento che cosa va a comportare lo strumento di lettura. Quindi prima lo andiamo a fare vedere, poi al limite ne faremo una conoscenza più approfondita nelle varie testate, quindi sia del 112 sul 500, ne voglio portare delle prove su delle testate come stiamo facendo per adesso qui sul 106. Quindi non vi preoccupate per anche voi che avete le 500 e 112, che lo andiamo a fare più avanti anche questo video. Intanto voglio farvi vedere questo disegno che poi mi sono ricreato anche per me stesso, quindi vi servirà anche a voi. In che senso? Che andiamo a puntare le varie sezioni, quindi all'andamento del condotto, andiamo a stabilire qui se è una sezione tonda oppure leggermente più ovale, e quindi questo ci servirà per avere delle misure che andiamo a trascrivere sull'andamento del condotto, proprio per avere a lavorazione finita le varie aree di sezione del condotto. Proprio da qui poi andiamo a determinare la lunghezza totale per i giri che ci serve del motore, la distanza della farfalla, quindi poi un po' andiamo a stabilire le varie velocità che andiamo a scoprire sull'andamento del condotto, proprio perché quei salti a volte di lavorazione eccessiva tra un punto e l'altro va a scompensare il flusso dentro il condotto e quindi andiamo ad avere un comportamento anomalo del flusso, perché se andiamo un po' a vedere a livello di lavorazione, da quello che ho fatto a livello di questa testata del 106, andiamo a scoprire che proprio il flusso non entra uniforme su tutto il condotto, perlomeno ci sono da metà in poi a scendere che ha delle velocità più veloce rispetto alla parte superiore, e in alcuni punti dove poi il flusso va a creare una sua direzione, quindi scendendo si va a creare un punto che avrà un contatto qui nella curvatura interna e sul senso opposto. Poi, ripeto, va a cambiare la geometria del condotto e il comportamento del flusso è diverso. Però abbiamo delle velocità diverse. Se andiamo ad operare le sezioni con la giusta lavorazione senza avere scompensi a livello di diametro e quindi avere un andamento più lineare possibile, andiamo ad avere delle velocità che non andiamo a perdere, o perlomeno non si distaccano dalla parete.
perché ora appena andiamo a fare le prove vi farò vedere che le velocità più elevate le abbiamo qui sulla parete, sia di sotto anche laterale, per meglio dire che sulle pareti abbiamo le velocità più elevate rispetto anche all'andamento centrale del condotto. Però prima andiamo a passare sui fatti, poi vediamo di approfondire un po' anche tutto il discorso. E allora andiamo a capire un po' il funzionamento di questo strumento. Quindi ho ricreato questa colonnina che va un po' a delineare un po' le velocità a livello di flusso che abbiamo dentro il condotto. E quindi andiamo a determinare che in base poi all'inizio dell'imbocco abbiamo delle velocità dove sono più, in alcuni posti sono più veloci e poi farò scorrere il tastatore, la sondina dentro il condotto, proprio per andare a vedere sulla parte laterale del condotto prima della guida valvola, quindi dove c'è lo siero della valvola. Abbiamo un punto dove si va a allargare un po' la geometria del condotto, e un po' di natura si deve andare a creare questa geometria, però se eccessiva va a perdere di tanto la velocità. Da che cosa lo andiamo a vedere? Intanto, partendo dall'interno del cilindro, si va a creare un flusso che non è uniforme dentro il condotto. Quindi lo andiamo a vedere attraverso questa sondina che poi verrà ricambiata con questa che è più rigida e quindi più stabile a livello, perché con i flussi che si creano internamente va a cambiare, oscillare un po' la sondina all'interno. Quindi con questa poi andremo ad operare una dritta per i corpi farfallati, che ora lo andiamo a fare pure, e uno per diciamo, la parte della sezione del condotto per arrivare un po' con questa leggera curvatura a leggere nel punto più veloce attorno alla sede valvola. Però per adesso atteniamoci a questo. Quindi che cosa andiamo a fare? Vedete un po' qui la colonnina dell'acqua che salirà, quindi più sale più velocità abbiamo dentro il condotto, però vedete che all'imbocco di sotto abbiamo più velocità. Io ve lo vado a dire prima, così voi vedete attraverso la colonnina, perché un po' attraverso il rumore dell'aspiratore un po' non si andrà a capire più. Quindi di sotto abbiamo più velocità e di sopra di meno. E questa configurazione andrà a determinare la sezione del condotto all'interno, partendo il flusso da dentro la camera di scoppio e il cilindro. E quindi poi lavorando sui condotti, sulla sezione, si può un po' uniformare questo flusso. Quindi l'importante è andare a creare una velocità più uniforme, così da avere più riempimento dentro il cilindro. Quindi lo scopo è questo: individuare i punti critici, a mente serena sviluppare un po' l'andamento che si dovrebbe andare a fare, e quindi poi cercare di ottimizzare, perché una cosa è leggerlo e una cosa poi andare un po' a porre rimedio a questo diciamo problema che ci farà di guadagno e quindi ci farà capire un po' dove andare pure a lavorare. E allora ora accendo l'aspiratore e andiamo a determinare che determinando la depressione dentro il cilindro, quindi al di là poi dell'altezza della valvola, che per il momento non ci interessa, andiamo a capire le velocità e dove abbiamo poi, arriverò nel punto critico laterale, che abbiamo prima di tutto un abbassamento di velocità. Poi quando entrerò ancora di più avvicinandomi alla sede valvola, andiamo a vedere la colonnina e l'acqua che schizzerà sopra, proprio perché andiamo a toccare la parte più veloce, che all'interno sede di sotto e dal lato opposto, proprio perché con questa configurazione di testata andiamo a vedere questo. Poi sul 500 e sul 112 abbiamo dei comportamenti diversi, per questo io dico intanto di capire un po' quello che andiamo a vedere con la colonnina. E poi al di là che farò dei video dedicati proprio alla 500, a 112 o a qualche altra testata che andiamo a fare, d'accordo? E allora.
andiamo a stabilizzare la depressione che abbiamo all'interno del cilindro. Se avete visto bene, sotto è più veloce proprio qui nella parte di sotto perché dove va avere più entrata di flusso, quindi non è detto che dobbiamo forse andare a lavorare sopra, quello poi è un discorso che viene a parte, però qui è appunto più veloce. Man mano che scendo laterale, avete visto che la colonnina è scesa proprio perché è andata a diminuire la velocità, proprio perché il flusso aderente alla parete si è distaccata, quindi una volta che si distacca dalla parete andiamo a creare meno velocità sulla parete. Questo distacco è dovuto sia alla superficie lucida un po' del condotto, e poi questo serve proprio avere la superficie fluida a mantenere il flusso aderente alla parete, e poi perché ad un tratto, man mano che la sezione andava a divergere dove c'è il passaggio della guida valvola, di brutto si è allargata la sezione perché è stata lavorata oltre dovuto, quindi è andata a perdere quella velocità eccessiva. Quando abbiamo recuperato quella velocità della colonnina è perché siamo andati a lambire proprio lo spigolo interno della curvatura della sede valvola, quindi per questo dico io i punti più critici sono sempre all'interno della sede valvola e valvola stessa, e poi all'uscita dentro la camera di scoppio. Quindi questo ci fa scoprire che cosa? Che andando a girare, diciamo, a creare dei punti di mappatura attraverso le sezioni del condotto, andiamo a prendere le velocità superiore della parte inferiore, quindi laterale, e andiamo a vedere un po' come dobbiamo indirizzare anche i lavori, perché l'importante della lavorazione del condotto, che man mano io pure, come dire, vado facendo dei progressi di testata in testata, perché proprio la parte dove si va ad avere un allargamento troppo veloce del condotto va a perdere di velocità e farà staccare il flusso. Quindi quando andiamo a lavorare quelle sezioni, perché è da buttare questa testata? Ora lo andiamo a vedere pure, perché al di là delle sezioni che sono andate, al di là come dimensionamento, ma quello che va a comandare è un po' il passaggio sede valvola, quindi questi condotti che sono stati lavorati non sono stati adeguati al passaggio sede valvola, che poi, anche se ha una sezione più ampia, ma va a determinare la velocità qui all'imbocco della testata. Lo stesso comportamento di questo che abbiamo avuto sulla testata lo andiamo ad avere con il corpo farfallato. Ora andrò a togliere la plastichina qui all'imbocco e andiamo a vedere il flusso sul corpo farfallato, che poi è da definire, quindi ve lo faccio vedere prima di ancora io lo devo andare ad accoppiare sull'altra testata. Quindi vi faccio vedere qual è il punto critico dove nel video precedente, per chi ha potuto seguire, c'è un cambiamento di sezione. Da una parte tonda siamo arrivati a una parte, diciamo, ovale, e in quel punto nella lavorazione al CNC non è stata definita bene, quindi lo andiamo a riprendere adesso come comportamento. E allora,
Ho montato già il corpo farfallato sulla testata e già ho regolato anche la depressione sulla colonnina dietro, perché con questo corpo farfallato, che ancora non è raccordato, va a perdere a livello di riempimento sulla testata. Quindi, al di là della testata, che questa è quella che è fuori uso, oppure l'altra che dobbiamo poi andare a provare. E va a perdere proprio perché abbiamo un distaccamento di flusso nella parte centrale. Quindi ora andiamo a fare la prova di velocità e vedete che da una parte bassa di velocità, arrivando a un certo punto sotto la farfalla dove va a cambiare la sezione, quindi dalla parte rotonda cambiamo a livello ovale, acquistiamo più velocità, sì, però poi a livello di riempimento, a livello totale va a perdere perché dove va a acquistare velocità, la raccordatura, come a livello di conicità, è troppo rigida, cioè nel senso che da una parte all'altra come sezione ha poco distaccamento, quindi non è raccordata e nei punti di spigolatura interno della lavorazione va a perdere velocità, quindi distaccamento anche a livello di flusso delle pareti. E quindi andiamo a vedere più velocità nella parte poi ovale dove si va a stabilizzare un po' il flusso, però nella parte dove da tondo cerca di acquistare velocità nella parte interna c'è troppo distaccamento di velocità. Lo andiamo a vedere con il banco acceso, un attimo solo. Quindi prima il flusso era meno veloce qui nell'imbocco dove la sezione è più grande, però poi alla fine giocando attorno alla farfalla abbiamo visto che di sopra il flusso è meno veloce, di sopra, di sotto leggermente più veloce e anche laterale dove c'è l'asse della farfalla andava a creare più velocità proprio perché c'è il flusso che si aderisce alla farfalla, quindi è importante pure la sagomatura dell'asse con la farfalla, questo va un po' ad aumentare pure il passaggio. Però poi andando dentro abbiamo visto che da una sezione di bassa velocità subito siamo passati ad alta velocità dove c'è la sezione che si è ristretta, solo che ripeto a livello di comportamento di riempimento va a perdere perché quel tratto di cambiamento di sezione è ristretto, quindi dobbiamo prolungare la curvatura, avere meno spigolatura e quindi creare meno distacco del flusso dalle pareti, altrimenti quello che va a comandare poi la sezione di passaggio, che poi sotto dove è ovale, come sezione già è ampia come sezione, solo che va a restringere perché c'è il flusso che si stacca dalle pareti e va a restringere la venatura di flusso che entra dentro il condotto. Ok. Ora vado a staccare la testata e vi faccio vedere un ultimo particolare dove è stato lavorato eccessiva la testata da poter determinare anche questo che la testata è fuori uso. Quindi lo andiamo a vedere adesso. E allora andiamo a conoscere l'altro punto delicato che è stato un po'
lavorato male su questa testata, e proprio per fare delle conoscenze. Ripeto, poi sulla 500 e 112, e su questo andiamo a vedere in altri video delle simulazioni al computer, proprio per andare un po' a giocare con le sezioni e l'inclinazione dei condotti per avere dei miglioramenti, però questo lo farò vedere dopo perché per adesso ormai non ce la faccio più. E allora, se vedete sulla testata del 100, qui del 206, vedete questo forellino per il passaggio dell'acqua, va a passare direttamente fra le due sete di aspirazione. Quindi questo è il punto dove va a passare quel foro di passaggio dell'acqua. E allora che cosa succede? Che andando a lavorare le pareti interne da questo punto e dall'altro punto, originalmente ci sono due gobbette come di materiale sopra dimensionamento lasciato proprio per avere una certa robustezza. In questo caso, se andiamo a mantenere questa sezione come passaggio, andiamo ad avere bene o male un materiale che nell'arco del passaggio interno del condotto lo andiamo a ritrovare. In questo caso invece da questa parte è stato lavorato anche un po' eccessivo come lavorazione e le pareti come spessore rispetto al foro che abbiamo qui sull'altra testata si è andata a diminuire come parete, quindi da una parte ora non so se riesco a farlo vedere su questo condotto o era su questo dove ci sono le valvole montate, si vedeva all'interno una parte proprio che faceva comparire quasi il passaggio del condotto dell'acqua. Per questo dico, questa sezione almeno come spessore dalla sede, quindi dalla parte di su, da questa parte, dall'altro lato, se misura 8 mm, almeno questa misura la dobbiamo mantenere fino a una certa entrata del condotto per evitare di andare a bucare il passaggio dell'acqua. Quindi in questo caso invece si è lavorato troppo da questa parte per andare un po' ad agevolare il flusso, quindi si è andato a distruggere la testata e anche lo scarico che invece si è fatto poco e niente, ma non so perché quello che ho riscontrato che al di là di tre condotti leggermente iniziati a lavorare, uno è stato lavorato male, nel senso che uno ha una sezione di passaggio e questa è con una sezione molto abbondante rispetto a quella. Quindi se ha un passaggio da 20 mm, questo ne si è portato già a 23, 23,5. Quindi non capisco perché questo tipo di lavorazione. Ok. Per il momento chiudiamo qui e poi ci aggiorneremo su altri tipi di lavorazione. Quindi mi è stato, diciamo, utile questa testata per andare un po' a far capire il funzionamento di quell'attrezzo per andare a misurare le velocità all'interno del condotto e poter lavorare anche scoprendo dove poter gestire meglio una sezione di lavorazione da una parte rispetto a un'altra. Quindi poi quello ci dà spunto per fare dei lavori interni per poter compensare una distribuzione più uniforme del flusso e almeno avere un miglioramento di portata poi a qui all'interno della camera, che è un po' quello che va a comandare il flusso all'interno del condotto.